Avete presente quando vi recate in un negozio che vende oggetti che sono legati prevalentemente alla tua passione o semplicemente anche alla tua professione che ami tanto? Ti alieni completamente e ti fai travolgere dallo shopping compulsivo. Ti piace la musica, suoni qualche strumento, vai in un negozio di musica e rimani lì per delle ore. Ti metti addirittura a parlare col cassiere di musica, parlando dei tuoi gruppi preferiti, eccetera, eccetera. È quello che capita a me quando vado in un negozio di cancelleria. Ho il classico negozietto piccolo dove vendono prevalentemente materiale da disegno. E oltre a perdersi nelle chiacchiere con il commesso che solitamente cerca di rifilarti un materiale un po' più costoso dicendo guarda che quello quando lo provi non torni più indietro, e ti convince sempre perché tu vuoi sempre sperimentare, e in quel momento la tua passione, l'amore per quello che fai ti offusca la mente e inizi a spendere come se non ci fosse un domani. Il concetto di risparmio in quel momento si nebulizza. E mi è capitato anche di comprare materiale che poi non ho mai più utilizzato. Ed è proprio il tema del risparmio sul quale ci andremo a concentrare proprio oggi. Un tema importante anche per il periodo che abbiamo vissuto da un anno a questa parte. E quindi, dato che parliamo di risparmio, oggi voglio introdurvi la Save Your Money Challenge. È una sfida che ci poniamo per raggiungere un determinato obiettivo, poi in qualche modo risparmiare nel corso del tempo per poterlo raggiungere. Per evitare la classica scena del Boban Pesov qualunque nel piccolo negozietto di cancelleria o anche normalmente gli shop online dove si vendono materiali da disegno. E credetemi che durante il lockdown, per il conto corrente del sottoscritto, sono stati un po' una condanna. Ma quindi, anche senza accumulare materiali professionali costosi, si possono creare delle belle opere risparmiando? Certo che si può! E senza rendertene conto, puoi trovarli anche in casa, a portata di mano. Ci vuole quel tocco di creatività in più. Ed è qui che interviene l'amica Frafrog. Semplicemente raccattando del materiale che avevamo in casa, abbiamo deciso di spedirci a vicenda 26 tipologie di materiale da disegno. E non solo. E quest'oggi vi voglio rendere partecipi dell'epopea che ho vissuto nel dover utilizzare il materiale che mi ha inviato Frafrog. È stata parecchio cattivella. Divertitevi pure a vedermi in difficoltà. Ah, un'ultima cosa. Noterete un piccolo dettaglio, che una volta che cambierà la scena, io sarò con la barba. Quello era il Boban Pesov del 2020. Io sono il Boban Pesov del 2021. Sono più giovane, più brillante e proiettato verso il futuro. Il Boban Pesov del 2020 è... Vedrete voi. Per quanto riguarda il materiale che ho spedito a Francesca, boh, dovete scoprirlo, dovete andare a vedere il suo di video per scoprire quanto sono riuscito io a metterla in difficoltà. Sarà una bella sfida, mi raccomando. Ci vediamo dopo per i saluti. Eccoci qua, finalmente posso aprire il pacco che mi ha inviato Francesca e sono veramente curioso di scoprire quali sono i 26 oggetti che mi ha inviato Frafrog. Dov'è? Eccolo qua. Voilà! Ci siamo? Non so perché, ma mi sento esaltato nell'aprire questo pacco. Andiamo? Andiamo. Vediamo cosa c'è. Non l'ho neanche tagliato bene. Ah, una lettera. Una lettera. Ma guardate l'eleganza. Cioè, mi ha scritto una lettera. Magari mi ha mandato dei soldi. No. Mi ha mandato solo... Guardiamo meglio. No, mi ha mandato solo una lettera. Ah, ok. Caro Boban, in questa scatola ci sono 26 strumenti da disegno che dovrai usare per la tua illustrazione. Si dice che Leonardo da Vinci usasse questi stessi oggetti per creare le sue inestimabili opere e sono sicura che tu non sarai da meno. Mi raccomando, usa bene la carota, lo strumento più prestigiato. Prestigiato. Ricorda che il tema è il risparmio. Divertiti, Frafrog. Grazie Francesca, grazie mille e sono sicuro che mi divertirò. Vediamo un po' tutti gli strumenti che mi ha inviato. Cioè, un taglierino. Vi rendete conto che io ho aperto la scatola con un taglierino e dentro mi ritrovo un altro taglierino. Evviva! Un foglio da disegno. Vedendo lo spessore è sicuramente un foglio d'acquerello. Utile. Cosa sono? Ne prendo uno, aspettate. Ah, sono appiccicabili. Attacco. Come si fa a disegnare con questa roba?
Cioè, dovrei praticamente usare il taglierino per tagliare questa robetta per poi... due evidenziatori. E voglio ringraziare Francesca perché mi li ha mandati desaturati. Non sono quelli, ad esempio, sparaflescianti con i colori vivaci. E di questo ti ringrazio. Sei stata molto, molto umana. Poi, vediamo un po', le famose carote, che lei mi consiglia di appuntire e usare come pennelli. Non lo farò mai. Però la regola di questa sfida è usare tutti gli strumenti. Sarà molto interessante. Un compasso! Un compasso! Ragazzi, non vedo un compasso dal 96. Cotton Fioc. Queste sono delle matite colorate, decisamente molto 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 scrause, però sono consumate. Io spero che Francesca abbia inserito un temperino qua dentro, se no... Ah no, c'è il taglierino, c'è il taglierino, giusto, è vero. Una biro blu, no, nera, una biro nera. Poi ci sono queste chine interessanti, però come farò ad usarle se non ho dei pennelli? Perché qua, a quanto pare, Francesca... E questo? È uno smalto! Wow! Con questa cosa ci potrei fare tante cose. E guardate un po', c'è il pennellino. Mi potrà essere utile. Un altro pennello. È uno smalto trasparente. Io cosa me ne faccio di uno smalto trasparente, dimmi? E poi ci sono questi pennarelli per bambini. Una volta che ho finito col disegno, li regalerò a mia figlia e magari inizierà a disegnare sui muri, sul divano. È una cosa che amano tanto fare i bambini, ve lo dico per esperienza. Ah no, aspettate! Stavo per dimenticare questa roba qua. Che cos'è? Un rossetto. Ora, io Francesca la conosco penso da quanto? Da 6 anni. Io non l'ho mai vista con il rossetto. E io mi chiedo, è anche usato questo rossetto? Quando? Diamo un'ultima controllata. Niente, è finito. L'unica cosa è che c'è questa paglietta finta. Si potrebbe usare in qualche maniera, sì o no? Si parla di risparmio, cercare di sfruttare al meglio ogni cosa che c'è a portata di mano. La matita. Cioè, manca una matita, manca la gomma, manca il temperino. Però abbiamo detto che il taglierino, questo non c'entra nulla, ma questo taglierino potrebbe aiutarci, venirci in soccorso. Ma manca una matita. È difficile approcciarsi subito ad un'illustrazione avendo a disposizione questo materiale qua. Quindi devo in qualche modo tirare giù una bozza in digitale. E a questo punto facciamola questa bozza. Fermi un attimo. Forse qualcuno si sarà posto questa domanda. Ma perché proprio 26 materiali? Che cosa ha di speciale questo numero? Beh, sarà proprio il Boban del 2021 a darci una risposta chiara. Proprio perché questo video è in collaborazione con N26, che ha deciso di far partecipare noi due a questa sfida della Save Your Money Challenge e metterci anche un pochino in difficoltà, giustamente. Ma che cos'è N26? È la banca che si adatta alle tue esigenze e al tuo stile di vita. Tutto a portata di mano, monitorando semplicemente con il vostro smartphone. N26 vi garantisce un'esperienza bancaria semplice e trasparente, attraverso un'app progettata per essere molto intuitiva, caratterizzata da tecnologia avanzata che gestisce al meglio il vostro conto. Avrete la possibilità di fare prelievi gratuiti sia in Italia che in tutta Europa, ricevendo sempre un supporto efficace da parte del servizio clienti N26. E per un nabbo come me che mastica l'inglese come un cavernicolo, c'è anche in italiano, c'è anche in macedone. No. Un altro dettaglio interessante è che potete scegliere il colore che vi rappresenta di più per la vostra Mastercard Contactless N26. Uno dei servizi che ho trovato molto interessanti è Spaces, ovvero quello di creare 10 spazi nel tuo conto corrente principale ed usarli per mettere soldi da parte per qualche tuo progetto che hai nel cassetto. Ad esempio, uno spazio io lo dedicherò completamente a mia figlia Greta. Verrà un giorno quando vorrà comprarsi tanti vestiti? Scarpe? Ci rifletto ancora un attimo se aprire questo spazio.
Però puoi personalizzare i tuoi spazi ponendoti diversi obiettivi e non ti rimane altro che risparmiare. Un aiuto in più per poter risparmiare, ad esempio, è arrotondare le cifre quando fai un pagamento. Semplicemente il restante che rimane va a finire in uno di questi spazi. Con N26 hai sempre sotto controllo il tuo conto, ricevendo notifiche istantanee su ogni operazione. E se sei cliente premium, hai la possibilità di utilizzare la funzione spiccioli. Ogni volta che paghi con la tua carta N26, verrà arrotondata la tua spesa alla cifra intera successiva. La differenza verrà poi spedita in uno dei 10 spazi che hai scelto. Ovviamente, se volete saperne di più, visitate il sito internet di N26, così vi farete ancora un'idea più chiara. Ecco qui la bozza, l'ho realizzata in digitale. Giustamente si tratta solamente di una bozza veloce per farmi un'idea generale su cosa dovrò affrontare qui sopra, direttamente in bella. Vado a spacchettare il foglio, non sia troppo piegato, per l'appunto, stavo dicendo. Voilà, così. Come facciamo? Lo ribalto, lo ripiego. Aspettate, ho un'idea. Aspettate. Voilà. Proviamo un po'. Sto già sporcando il foglio. Questa cosa non è positiva. Vai. Ah! Cercando di non stropicciare troppo il foglio, fare la cosa inversa. Ma questi attaccano, giusto? Guarda, tengono. Wow, figo. Però attaccano, eh. Ok. Voilà! Ecco qui, il nostro foglio adesso diciamo che è completamente in piano. Ecco qui la bozza. Si tratta di un goblin. Ho pensato ad un raccoglitore di tesori. Sentendomi con Francesca abbiamo optato nella realizzazione di personaggi fantasy. Questo simpatico goblin sarà il mio PG, personaggio giocabile per questa esperienza videoludica creativa. Io in questo momento sono un po' preoccupato perché con che cosa disegno? Ma se non erro, il compasso è composto, oltre che dalla punta, anche dalla matita. Ovvio che disegnare col compasso non è facile. Geniale! Prendo la bicca e scoccio la nostra mina che abbiamo trovato qua dentro il compasso. Proviamo. Usiamo questo Happy Birthday. Happy Birthday. Wow. Non so se funzionerà, però proviamo. Ah, abbiamo gli elastici, aspettate. No, sembro veramente MacGyver, eh. Ci abbiamo la nostra matita. Wow, c'è una matita! T'ho fregato, Francesca. Devo stare attento, come ho detto prima, e che devo andare molto cauto. Perché, cara Francesca, tu non mi hai messo una gomma? Questa è cattiveria, fattelo dire. Mi piacciono questi personaggi piccoli che sono sempre accompagnati da tipo da un'arma che è più grossa di loro. Eccoci qua, ho realizzato la bozza del nostro goblin. Ho cercato di tenere la mano molto leggera, proprio perché non avendo a disposizione una gomma rischiavo di compromettere tutta la bozza. Questo compasso servirà a qualcosa, però, perché volevo realizzare una sorta di luna qua dietro. Potrebbe essere una sorta di pianeta, poi c'è anche una luna di questo pianeta. Devo dire che è ottima la scelta di usare la biro nera per fare tutta la parte dei contorni. Ah, mamma mia, che errore gravissimo. Vediamo se ha messo qualche bianchetto. No, non ha messo nessun bianchetto. È un peccato non dover togliere tutta la parte in matita perché può essere molto disturbante. Ok, ci siamo. Quindi ora devo capire come procedere. Quali sono i materiali da utilizzare per poter renderlo visibilmente epico? Perché io lo voglio rendere fantastico questo disegno, però i materiali a disposizione sono un po'... Allora, essendo che questo goblin deve essere tipo verdastro, che colori abbiamo qua? Siena, che è sempre un colore terriccio. Prendiamo un cotton fioc e vediamo di capire quali potrebbero essere i primi approcci a questo disegno. Non è male, però questo è un verde molto vivace. Ma aspettate un attimo,
Abbiamo questo pastello verde. Pulire poi tutto sarà veramente una sfida. Ci farò un video a parte per dimostrarvi come si pulisce un ufficio. Io faccio così, gratto via la punta e faccio questa roba qua. Si vede? Non è male. Come posso andare a colorare il nostro carissimo Goblin? C'è anche una spugna. Vediamo se riusciamo a creare una sorta di pennello. Può essere un'idea. Con il mio Happy Birthday riusciamo a creare il nostro pennello. Un pennello perfetto. Sì, vai, funziona. Ma se io ad esempio prendo e uno dei due Siena, ci infilo la penna blu. Mettiamolo, dai, te. Mettiamolo lì, così. Guarda, praticamente ho inserito questo pennarello per bambini dentro l'inchiostro Siena, questo color terriccio, praticamente lo rende neutro. Potrebbe essere utile per dare qualche tonalità alla pelle del nostro Goblin. E infatti mica male. Abbiamo anche un inchiostro nero e qui dobbiamo dosarci. Wow, questo potrebbe essere tipo il colore dei pantaloni. Devo dire che ragazzi, la spugna mi sta salvando la vita. Cioè, puoi prenderla di piatto e puoi andare anche di punta. No, sembra tipo un disegno su pergamena. Il pennarello verde inserito dentro la china ha influito parecchio. Le foglie che sono dietro le spalle del nostro personaggio si distinguono dal marroncino che si trova nel resto del disegno. Diciamo che la vegetazione è fatta. Proviamo a fare questa cosa, ragazzi, non ci ho pensato. Se facessi una Dimenticavo, sorta di ringrazio N26 per. piattini. Mamma mia, che disastro. Ok, Dimenticavo, ecco un ringrazio contenitore. L'ho N26 per fatto. questa Bene. bellissima Facciamo anche challenge, l'altro. ma soprattutto C'ho se vi siete. pezzettini di carote su tutto il tavolo, anche Dimenticavo, sul disegno, come vedete. dimenticavo, Poi a pulire ringrazio dopo sta N26 per roba questa sarà bellissima challenge. E un'impresa. se siete Non interessati al potevi loro servizio mettere delle smart, link patate, in cara Fra descrizione. Frog, che erano più E facili ora da farci dei torniamo a contenitori noi. anche più grandi. Ah! Sono troppo contento di essere riuscito a fare i miei tre contenitori fondamentali per proseguire col nostro disegno. Io voglio creare un rosso, giustamente. Andrò a prendere un po' di siena. Stando attento a non sporcare. Mettiamo il foglio, la lettera di Francesca. Ecco, un po' di più. Poi metto il colore rosso qua dentro. Successivamente utilizzarlo per colorare i capelli, ad esempio. Dai, butta un po' di colore fuori. Fai come il verde. Il verde si è comportato bene, invece il rosso no. Qui si potrebbe improvvisare qualcos'altro. Abbiamo lo smalto rosso. Sta iniziando a far schifo tutto ciò. Fai grumi. Non credo sia una buona idea. Che odore di smalto. Però ho paura di rovinare il mio pennello, il mio amato pennello. Cioè l'unico pennello che ho. Dovrò di nuovo impersonare MacGyver e fabbricare altri pennelli. Guardate quanta eleganza. Ah! Ma lo smalto se macchio il tavolo è un problema, vero? Diciamo che un po' di rosso sta venendo il capello del tizio, ma io lo volevo bello rosso fiammante. La cosa dello smalto, secondo me, non può funzionare. O ci vado direttamente con lo smalto sopra. Ok, abbiamo i capelli del nostro Goblin. Ovviamente adesso sono tipo un pugno nell'occhio perché non c'è nulla di così vivace dentro il disegno. Riesco a togliere. Oddio, cosa ho fatto? No, cosa ho fatto? Però è bello l'effetto. Bello l'effetto. Wow. Da sporcare il disegno ho trovato un effetto meraviglioso. Ora andiamo a creare il nostro colore un po' più scuro, ok? Che abbiamo questo grigio, lo mettiamo dentro la nostra tazzina improvvisata fatta con le carote. Il genio che proprio viene fuori. Sono riuscito a creare un verde scuro, bello! Ok, allora andiamo a colorare tutta la parte delle foglie qua dietro scure, che lo possiamo usare anche sulla pelle del nostro Goblin. Questo non è compromesso dal verde. Quindi nell'altra tazzina andrò a creare un colore scuro per tutto il resto. Ottimo! Ora, tutto ciò che vorrei fare adesso è andare a giocare con una parte ancora più scura. Sarà un rischio, però mettendo un po' di nero dentro qui,
o qui, potrò creare il colore più scuro. Devo stare attento a come lo stendo. Aiuto, che disastro sto facendo. Ottimo, a dare un senso a questi cosi. Come si fa? L'unica cosa che mi viene in mente, scusatemi, ma... Ok, abbiamo il primo diamante colorato. Bene. Quindi, credo voi abbiate capito il senso di questa operazione. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta dopo un'ora di bricolage. Ora dovrei dare senso anche a questi evidenziatori. Ma sì, guarda che bello. E qua invece colorare questo pianeta rosso. Ci stiamo avvicinando a quello che è la fase finale del disegno. Devo ammettere che sto adorando. Giuro. Lo sto adorando. L'unica cosa è sapere come utilizzare questo rossetto. Lui potrebbe avere tipo una sorta di... Bene, ok, ci siamo. Abbiamo dato un senso anche al rossetto. Sto cercando di utilizzare tutti gli oggetti che mi ha messo a disposizione Francesca. Anche i cotton fioc devono avere il loro ruolo importante in questa storia. Avrei dovuto usarli fin dall'inizio. Vediamo se ho utilizzato tutto. E poi ci sarebbe questa roba qua, che è lo smalto trasparente. Mamma mia che odore, porca miseria. Bene, ho finito il mio goblin. Questi cosi non li ho più usati, però bene o male ho usato tutti gli altri, quindi siamo a posto. Con questa roba qua potevo colorare la luna. Proviamo a fare questa follia. E questo gioco di complementari mi piace, il rapporto tra il rosso e il verde lo trovo delizioso. Ok, abbiamo la nostra illustrazione, abbiamo il nostro goblin cercatore di tesori sul suo forziere dove siede comodamente. Io credo di aver faticato già abbastanza, quindi perché farmi ancora del male? Ci vediamo dopo per i saluti. Ok, grazie mille della linea, caro Boban Pesov del 2020. Mamma mia, come sei ridotto male. Questo è il risultato. Me la sono cavata, hai visto, Francesca? Nonostante tu mi abbia inviato dei materiali veramente, veramente infami, io sono stato un ottimo MacGyver e me la sono cavata alla grande. Eh? 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 Quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione, magari provatela anche voi questa sfida della Save Your Money Challenge, risparmiate anche voi e cercate di sfruttare al meglio ciò che trovate in casa. Fate anche voi come il mio goblin, accumulate, raccogliete dei forzieri d'oro e poi vi sedete sopra e niente, sarete il re dei goblin. C'entra niente. E ci vediamo la prossima volta, credo di aver usato tutti i materiali. Mi sarò dimenticato qualcosa. Ah, scusate, cosa fondamentale. Ringrazio ancora N26 per questa bellissima challenge e se siete interessati al conto smart, link in descrizione.